Buongiorno a tutti, sono venute oggi a trovarci le suore figlie di Sant'Anna dall'Eritrea, suor Abret, colei che illumina, e suor Letter Meret, colei che porta la misericordia. Oggi parliamo di due progetti che avevamo pubblicato a giugno 2016, uno relativo all'apicoltura e uno relativo alla distribuzione di ovini e caprini. A loro la parola. Con la distribuzione delle pecore, veramente tante famiglie, posso dire che hanno assicurato la loro sussistenza, non solo, ma anche abbiamo anche motivate con la catena di solidarietà. Dopo 2 anni che le sono moltiplicate le pecore, hanno potuto dare ad altre famiglie povere. Abbiamo avuto recentemente una donna musulmana che dà a un'altra donna cristiana e viceversa così. Loro tutte e tre si sono espresse no, anzi abbiamo avuto una gioia più grande nel dare che nel ricevere. Quindi questa catena di solidarietà ci è tanto incoraggiata, perché non siamo solo in attesa di andare a bussare ad altre porte, anche se qualcuno è vicino a noi, però con la distanza lontani, e questo ci ha tanto incoraggiati. Il progetto apicoltura intanto è nato dai giovani stesso, che volevano restare e rimanere nel loro paese, anche noi. Tutte le volte proprio questa è la campagna che facciamo, quella di rimanere nel proprio paese, non soltanto per loro stessi ma anche per lo sviluppo del paese. Quindi questo gruppo di giovani sono partiti con questo progetto e hanno visto anche i loro primi prodotti. Una gioia grande per loro, per noi, non solo, ma anche per tutto il villaggio. È stata una grande gioia. Quindi grazie ancora a voi anche per questo grande sostegno. Loro vogliono ancora incrementare il numero delle loro arnie, quindi siamo sicuri nel vostro continuo aiuto, e grazie ancora. Visita il nostro sito cuoreamico.org o contattaci allo 030 37 57 396.